Buonasera, mi chiamo Elena Piccioni, sono in rappresentanza di Target Turismo, una piccola impresa di Cremona che lavora nel settore turistico da 20 anni. Ci siamo dedicati alle visite guidate, eventi e servizi nel settore turistico. Dallo scorso anno abbiamo preso in gestione l'ufficio turistico della città di Cremona e abbiamo iniziato una linea di merchandising, prodotti per il turismo, in tema musicale, dato che la città di Cremona è la città del violino. Per questo a questa fiera partecipiamo per presentare i nostri prodotti di merchandising. Alcuni sono prodotti generici sul tema musicale e altri sono studiati apposta per una linea con un marchio nostro, Target Turismo, fatti a mano, prodotti principalmente a Cremona in Lombardia da artigiani che li producono esclusivamente per noi. In questo modo noi cerchiamo di incentivare il turista a comprare dei prodotti che sono stati fatti nel nostro territorio in tema musicale, come prodotti di sartoria, altre cose artistiche e oggetti vari di varia natura che ricordano appunto il violino, la musica a cui è legata la nostra città. In questa mostra esposizione ha avuto grande successo la nostra borsa a forma di violino, completamente fatta a mano da un artigiano italiano che l'ha realizzata con pelle italiana e è un prodotto molto originale, diciamo. Esiste la versione con la borsa violino oppure la borsa a forma di fisarmonica che richiamano un po' alcuni dei temi che vengono trattati durante l'esposizione. Sì. Abbiamo sede presso l'ufficio turistico di Cremona in piazza del Comune 5, che è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 e offre sia questi prodotti che i servizi turistici ai visitatori. Il nostro sito è www.targetturismo.com e anche la nostra pagina Facebook Target Turismo Cremona, su cui sono presentati tutti gli eventi che noi organizziamo, visite guidate eccetera, e anche i prodotti che vendiamo. Essendo una delle manifestazioni più importanti a livello musicale, volevamo essere presenti per presentare i nostri prodotti, anche se piccoli, e partecipare anche con un servizio informazione alle persone che visitano l'esposizione.